Hey guys, bentornati sul mio canale. Oggi faremo un makeup tutorial su questo look qui. È un makeup veramente molto minimal, semplicissimo da raggiungere. Chiunque può riuscire ad ottenerlo, visto che non servono particolari capacità, non servono neanche particolari prodotti perché abbiamo utilizzato solo prodotti per il viso. È un look veramente molto molto semplice per quelle di voi che non vogliono alzarsi presto la mattina per truccarsi. O non hanno tempo per mettersi lì a fare un look completo con smokey eyes, contouring e sopracciglia perfetti. Quindi questo look veramente molto semplice, potete riuscire ad ottenerlo in 10 minuti, forse anche di meno, senza nessun problema. Non avete bisogno neanche di particolari prodotti perché sugli occhi abbiamo utilizzato una terra abbronzante e un illuminante, quindi cose che avete già a portata di mano, cose che avete già nel vostro kit, nella vostra piccola borsetta di make-up. Potete indossare questo look a scuola, al lavoro, in una giornata in cui non avete voglia di mettervi lì e spendere un'ora a truccarvi. Questo look starà bene a qualsiasi tono di pelle, qualsiasi colore di occhi, perché abbiamo utilizzato la terra abbronzante che utilizziamo tutti i giorni, quindi ho dato per scontato che fosse la terra abbronzante che utilizzate sul vostro viso e che quindi vada bene per il vostro tono di pelle, quindi non potrà mai starvi male. Se siete nuovi qui non dimenticate di iscrivervi al mio canale e se trovate questo video utile non dimenticate di lasciargli un bel thumbs up che è sempre apprezzato. Quindi vi direi di raccogliere i vostri pennelli, i vostri trucchi e di saltare direttamente nel makeup tutorial. Piccolo disclaimer, mi sono appena svegliata, quindi questi capelli, questa situazione qui sopra, lasciamola solo perdere, ok? Oggi partirò col fondotinta e utilizzerò il True Match di L'Oréal o Accord Parfait. Noi abbiamo la confezione francese, ma in America si chiama True Match. Mi assicuro di mescolarlo bene. Lo applicherò con questo pennello di Morphe che è un M439. Vado ad applicare una strata leggera su tutto il viso. Mi assicuro anche di sfumarlo bene sul collo. Quando non ho quasi più fondotinta sul pennello, vado ad applicarlo anche sulle palpebre. Per rendere il tutto più uniforme, vado a sfumarlo molto bene sul resto del viso. Il motivo per cui mi vedete utilizzare questa shade di fondotinta così scura è che ho iniziato già a spelarmi sul collo e sul décolleté, ma non sul resto del corpo. Tendenzialmente il fondotinta dovrebbe combaciare con il collo, ma nel momento in cui il colore del collo è diverso da quello del resto del corpo, farebbe troppo effetto maschera, quindi non avrebbe alcun senso. Per cui utilizzo la shade che combacia di più con il colore del mio corpo. Passiamo al correttore, utilizzerò il Naked Skin di Urban Decay. Sapete benissimo che è il mio correttore preferito in assoluto. Nonostante io cerchi di provare nuovi correttori, torno sempre a questo qui. Vado ad applicarlo sulle occhiaie per andare a coprirle, sulla fronte e sul mento e un po' sotto il naso. So cute. Vado a sfumarlo con un beauty blender bagnato. La cosa importantissima del beauty blender è fare in modo che sia pieno di acqua. Dovete farlo passare sotto l'acqua corrente, strizzarlo un po' di volte finché non si gonfia e poi strizzarlo in un asciugamano in modo che perda l'eccesso. E quello che il beauty blender bagnato fa è andare a raccogliere tutto l'eccesso di prodotto che c'è sul viso, che può essere fondotinta, può essere il correttore. Questo a mio parere è il metodo migliore in assoluto per andare a sfumare il correttore. Perché anche se andate a utilizzare 2 kg di correttore, la Beauty Blender andrà comunque a raccogliere l'eccesso e farà in modo di rendere il tutto sfumato e naturale. L'utilizzo di un correttore più chiaro è un trucchettino che vi farà sembrare un po' più sveglie, un po' più fresche. Soprattutto di prima mattina, anche se siete di corsa, vi posso assicurare che questo è il metodo migliore per sembrare un po' più riposate. E il motivo per cui l'ho messo anche sulla fronte e sul mento è perché voglio bilanciare il tutto. Se l'avessi lasciato soltanto sotto gli occhi, avrebbe attirato troppo l'attenzione in questa zona qui. Invece, andando a metterlo anche sulla fronte e sul mento, andate a creare un effetto molto più messo insieme. Molto più uniforme. Come avrete notato, sono andata a sfumarlo anche sulle palpebre perché lo utilizzeremo come base per gli ombretti che andremo a utilizzare. Se non avete un primer per gli occhi, questo è il metodo più semplice in assoluto per ottenerne uno. Non è necessario il primer per gli ombretti, a mio parere, si può tranquillamente utilizzare il correttore e andarlo a settare con una polvere, che può essere una cipria o un ombretto dello stesso colore della vostra pelle. L'importante è andarlo a settare per creare una base polverosa su cui
gli ombretti possano sfumarsi molto più in fretta e molto più facilmente. Ora prendo un po' di cipria in polvere, questa è la RCMA No Color Powder, l'ho acquistata sul sito di Beauty Bay. Tutti i prodotti, tutti i link dei prodotti saranno come sempre linkati sotto nella info box. Utilizzo questo pennellino di Real Techniques che è il Multitask Cheek Brush e vado a settare le palpebre e tutte le parti su cui ho messo il correttore. Specialmente se avete la pelle grassa, questo è uno step molto molto importante perché impedirà alla vostra pelle di creare i soliti oli, la solita lucidità durante la giornata, cioè gli oli si formeranno lo stesso, ci vorrà solo più tempo prima che si vedano sulla pelle. Passiamo alle sopracciglia, oggi utilizzerò la NYX Micro Brow Pencil. Vado a pettinare le sopracciglia molto velocemente verso l'alto per vedere dove ho più buchetti. Vado col lato della matita in maniera molto molto leggera. Come potete vedere la tengo verso la fine e vado a fare questi movimenti. Vado solo a riempire dove ho più buchetti e a dare una forma alle mie sopracciglia. Se la mattina di solito vi tenete quei 5 minuti in più, potete tranquillamente passare al bronzer in questo momento. Vi voglio tenere questo look veramente ultra basico per tutte quelle persone che la mattina non hanno tempo, non hanno voglia, non vogliono svegliarsi prima per truccarsi. Ovviamente mi sono dimenticata di dirvi che non siete obbligati a mettere per forza anche il fondotinta. Se avete una bella pelle potete tranquillamente mettervi soltanto un po' di correttore per coprire le occhiaie, farvi le sopracciglia e proseguire con gli occhi, che è quello che faremo in questo momento. Utilizzeremo oggi tutti i prodotti per il viso anche sugli occhi, quindi utilizzeremo la terra abbronzante, una terra abbronzante qualsiasi andrà benissimo, e un illuminante, anche qui quello che preferite andrà benissimo. Io utilizzerò l'Ulla Bronzer di Benefit e l'illuminante di Becca nella shade Opal. Partirò con la terra abbronzante e con questo pennellino che è un M441 di Morphe. Qualsiasi pennellino da sfumatura andrà benissimo. Ne prendo una buona quantità e la metto sul pennellino e mi assicuro di tappare via l'eccesso per non fare un disastro. E andrò nella piega dell'occhio. Faccio dei piccoli movimenti avanti e indietro e poi inizierò a fare dei movimenti circolari per assicurarmi di non avere nessuna linea netta strana in giro. Ok, utilizzerò questo pennellino di BH Cosmetics che è il numero 12. Con questo look potete essere incasinate quanto vi pare, non dovete essere precise per nulla. L'importante è che sia tutto ben sfumato alla fine. Faccio questi piccoli movimenti avanti e indietro e poi vado con dei movimenti circolari. E ora utilizzerò l'illuminante di Becca nella shade Opal. Lo applicherò semplicemente con le mie dita e partirò dall'interno dell'occhio andando verso l'esterno. Molto molto semplice. Mi lascio questo spazietto libero per andare a creare un'ombra con la terra abbronzante. Riprendo il mio pennellino di Morphe e l'Ulla Bronzer e vado nell'angolo esterno. Con lo stesso Ulla Bronzer ora prendo questo pennellino, sempre di Morphe, che è un I18. È un pennellino a penna dalle setole morbide. Se volete potete aggiungere un po' di illuminante nell'angolo interno dell'occhio e sotto l'arcata sopraccigliare, non è necessario, se siete di corsa lasciate solo perdere. Ora applico il mascara, questo è di L'Oreal ed è il Paradise Ecstatic. È un mascara che ho acquistato in Francia, quindi non è ancora disponibile nei negozi in Italia, ma è già disponibile su Amazon Italia. Secondo il mio parere questo è un gran mascara. Voglio provare anche qualche mascara di Essence, ne avevo provati alcuni in passato e mi erano piaciuti tantissimo, è solo tanto tempo che non passo da fare un giro, cosa che sarebbe molto più facile se Sephora non facesse arrivare una palette nuova ogni 2 settimane. Applico un po' di mascara, se volete potete anche piegare le ciglia con il piegaciglia, io personalmente non lo faccio molto spesso perché le mie ciglia sono pari a zero, per cui preferisco utilizzare direttamente le ciglia finte la maggior parte delle volte.
story of my life. Io personalmente metto il mascara anche sulle ciglia inferiori dell'occhio perché mi dà più quell'effetto di bambolina. Voi se volete potete tranquillamente lasciarlo così. Come tocco finale utilizzerò il blush dalla palette 9B di Morphe, che è questa palettina qui. Utilizzerò questo blush qui nell'angolino. Se acquistate questa palette sapete che i colori qui dentro sono ultra pigmentati, dovete stare molto molto attenti a buttare via l'eccesso perché rischiate di avere un effetto clown molto velocemente. E quando invece sentite di aver messo troppo blush potete tranquillamente prendere la vostra cipria. Io utilizzo quella traslucente senza colore perché è molto più semplice. Potete tranquillamente andare a picchiettarla sopra al blush per renderlo un po' più soft. E ora riutilizzo l'illuminante Opal, sempre di Becca. Vado a metterne un pochettino qui sugli zigomi. Per quanto riguarda il rossetto potete utilizzare qualsiasi shade vogliate, qualsiasi colore, qualsiasi marca, quello che preferite va benissimo. Io oggi utilizzerò questo qui di ColourPop che è nella shade Magic Wand ed è un ultra satin lip, quindi non è completamente matte, non è completamente lucido. Ok ragazze, questo è il make-up look finito, super semplice, velocissimo, due colori base, bronzer e illuminante, facilissimo, chiunque può raggiungere il risultato, chiunque può riuscire a farlo in 5 minuti, io ci ho messo di più perché ovviamente volevo spiegarvi gli step mano a mano che li facevo. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, se è così non dimenticate di lasciare un bel thumbs up, come al solito thank you so much for watching e ci vediamo nel prossimo video, ciao!